Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in un angolo del convento dei frati minori cappuccini nel giardino, proprio accanto alla nicchia dedicata a San Michele. San Michele, il patrono di questa provincia religiosa che possiamo dire tanto anche ha aiutato Padre Pio nelle sue continue battaglie contro il demonio. Ecco, tra le tante prove di Padre Pio, Padre Marcellino Iasenzaniro, nel suo libro Profilo di un Santo, va a toccare un tasto veramente penoso, ovvero le lettere anonime, accuse più infamanti che riguardavano la condotta di Padre Pio, provenivano a Roma attraverso lettere anonime. Queste costituiscono un mezzo ignobile. È comodo, non costa niente e può nuocere molto. Dettate da violenza, avversione, esprimono desiderio di far male e mettono in atto quella potenza negativa dell'animo che appunto noi chiamiamo odio. Quando la carità è bene, altrettanto l'odio è male e costituisce il peccato più grave verso il prossimo. Questo è Tommaso d'Aquino, che lo ricorda a tutti noi. Le accuse che arrivavano al convento, al padre provinciale e quindi anche a Roma, c'era padre Agostino da San Marco in Lamis, che era ministro provinciale. Nel suo diario parla di una lettera anonima indirizzata al superiore. Si asserisce in essa che di notte si siano accostate delle donne al convento e che siano entrate in chiesa. Quanto è affermato però viene smentito poi da un'altra missiva, anch'essa anonima. Scrive padre Agostino, proprio nel 1937, padre Pio interrogato ha risposto: posso giurare che né io né i miei confratelli abbiamo aperto di notte la porta della chiesa o del convento per introdurre donne. Credo che nessuno può testimoniare con certezza di aver visto ciò con i propri occhi. Ancora interrogato successivamente, qualche mese più tardi, sempre nel 1937, da padre Agostino, che tra l'altro padre Agostino era anche ministro provinciale, sui sospetti e dicerie che corrono sul suo conto, padre Pio risponde che a lui basta la testimonianza della buona coscienza davanti a Dio e che col padre provinciale farà tutte le dichiarazioni che ci vorranno. Lo stesso padre Agostino torna a parlare con padre Pio su tali dicerie il 29 marzo dell'anno successivo. A metà maggio dello scorso anno, trattenendosi a San Giovanni Rotondo per 3 giorni, fa una piccola inchiesta privata nella quale interroga diverse persone. Ne parla anche con il padre Pio, il quale ha sorriso di compassione al racconto della trama diabolica. Più che certo dell'estraneità dei fatti del padre Pio, il padre Agostino si convince che è proprio Satana che si serve della gelosia di una femmina e conclude: insomma, anche questa volta il diavolo ha saputo fare la pentola e non il coperchio. Lo spirito del male però non fa nessuna tregua a Padre Pio. Con la storia delle dicerie, che continua ancora anche nel novembre del 1938, annota nel suo diario Padre Agostino, caduto il discorso sui suoi denigratori, Padre Pio ha detto: mai mi è parso per il pensiero l'idea di una vendetta. Ho pregato per essi e continuo sempre a pregare. Padre Pio dunque reagisce con la fermezza e la calma dei giusti, perdonando.